abbiamo il nostro Giovanni che giocherà con un Liverpool che vede in porta Alisson. Successivamente abbiamo Robertson, Van Dijk, Gomez, Alessandro Arnold, Thiago, Fabinho, Wijnaldum, Mané, Firmino e Salah, con appunto capitano Van Dijk. Per quanto riguarda invece il Real Madrid, i ragazzi spagnoli sono sotto la guida del coach Alessia Coppola e la formazione è la seguente: Frepali, Courtois, in difesa Carvajal, Mendy, Ramos, Varane, centrocampo Casemiro, Modric, Vinicius e il tridente Hazard, Benzema, Rodrigo, con capitano Sergio Ramos. Queste le formazioni, adesso credo che sia quasi tutto pronto, manca veramente pochissimo, pochissimo al calcio d'inizio. Ci siamo. Adesso eccoci, ci siamo, tutto pronto, stadio gremito, ovviamente sono tutti vaccinati e distanziati, quindi non preoccupati di venire da casa. Questa partita fantastica, Liverpool-Real Madrid, inquadrato Firmino, probabilmente uno dei protagonisti. Tutto pronto, si parte. E si parte con possesso palla del Liverpool, che comunque si lancia immediatamente all'attacco, come avevano detto, no, Eugenio, una partita come era stato già previsto, sì, come avevano già annunciato. Sarà una partita molto interessante, perché comunque tutte e due tenteranno, come hanno già pronosticato, di attaccare il prima possibile e successivamente, dopo aver ottenuto un buon risultato, di cercare di difenderlo. Quindi vedremo come si svilupperà. Attenzione, intanto un'ottima occasione dal limite dell'area. Prova il tiro, rete immediata rete del Real Madrid con Eden Hazard, con una bellissima fuga verso dalla difesa del Liverpool, che forse ha qualche colpa in questa occasione. Inizia subito quindi il giro palla velocissimo del Liverpool sulla sinistra con Alexander Arnold. Salah accentra il gioco verso Georgino Wijnaldum. Firmino fa la sponda, lancia sulla fascia Manema, fuori gioco. Adesso quindi ricomincia il gioco del Real. Sono veramente dei ritmi altissimi, ragazzi. Non me l'aspettavo così veloce. Attenzione, il Liverpool ruba palla immediatamente con Wijnaldum. Wijnaldum prova il numero. Forse temporeggia un po' troppo. Para senza troppi problemi. Courtois. Una buona l'idea, un po' meno la realizzazione, come direbbe qualcuno. Esattamente. Una citazione colta. Attenzione però al Real Madrid, che prova nuovamente a sfondare la difesa del Liverpool. Questa volta centralmente recuperano però quelli che sarebbero gli uomini di Klopp. Ora attenzione a Salah, che si è accentrato per giocare questo pallone, che viene però malamente perso. Invece recupera palla il Liverpool, ancora sulla tre quarti, con Salah, pallone facilmente recuperato dai Blancos, che adesso provano a ripartire, ma ci sarà una touche. E allora è Firmino che si... Attenzione, peccato, perché sembrava veramente una buona occasione. Adesso ripartono i ragazzi del Real Madrid. Giro palla quasi ipnotico che viene interrotto immediatamente dai giocatori del Liverpool, che possono provare a ripartire. Attenzione, perché c'è spazio sulla corsia di sinistra. Era stato visto lo scatto di Mané da Firmino, che però ha tardato forse e ha consentito al Real di recuperare palla. Adesso andranno con una rimessa laterale. Ancora una rimessa laterale, questa volta in favore del Liverpool, la posizione abbastanza interessante. Viene però persa palla praticamente subito. Non vedo più nulla, però posso immaginare. Ok, eccoci, ci siamo. Peggio ancora di 1-0, non è successo nulla di straordinario. Attenzione, Momo Salah che corre sulla fascia destra e viene però preso devo in tempo. Devo ammettere che a parte per quella svista da parte del Liverpool, le difese si stanno comportando molto bene in questa partita. Sarà veramente difficile vedere molti gol, secondo me. Oggi invece no, sarò smentito immediatamente, perché tutti i telecronisti portano sfiga, si sa, con un'azione stupenda del Real Madrid. Provano da fuori, murati dalla difesa del Liverpool. Adesso ha la possibilità di recuperare con Fabinho, Wijnaldum allarga per Salah, ora prova a ripartire il Liverpool, Salah si accentra, viene fermato, ma è tutto regolare, e allora
recupera palle Real Madrid e invece Thiago si oppone alla verticalizzazione dei Blancos. Adesso attenzione a Firmino sulla tre quarti che perde palla, Casemiro recupera verso Hazard ho avuto un attimo una svista, cross pericoloso da parte degli uomini del Real che viene facilmente neutralizzato alla difesa del Liverpool che adesso ha nuovamente la possibilità di ripartire con Salah sulla fascia che scatta ma viene servito troppo tardi, adesso può ricominciare l'azione il Real, invece no, ancora una volta il Liverpool con Mané, bellissimo sinistro incrociare di Sadio Mané che riporta i giochi in parità ed è 1-1 qui alla finalissima del The Game, un bellissimo sinistro incrociare di Sadio Mané. Ti è piaciuto il gesto tecnico? Devo dire che è stato un gesto tecnico non molto semplice, è stato finalizzato in maniera veramente diciamo fatta bene dal nostro giocatore, dal nostro Giovanni. Adesso però attenzione che c'è un'altra diciamo possibilità per il Blanco che invece ritorna indietro. Mendy, il buggatissimo Mendy che viene fermato, ovviamente c'è fallo perché Mendy non può perdere palla, questo lo sanno veramente tutti. Adesso Wijnaldum pericolosa. Adesso Firmino ancora per Wijnaldum, Salah all'indietro, sempre Salah, allarga per Robertson, adesso a campo il Liverpool, Robertson tiene miracolosamente in campo un pallone che sembrava destinato a uscire e allora si può continuare questa azione offensiva con Thiago che cerca di lanciare Wijnaldum che era nettamente in posizione di fuorigioco. Allora c'è il calcio di punizione, viene battuto lungo da Courtois che allarga per Mendy. Mendy si lancia sulla fascia. Ramos all'altezza della linea mediana, Casemiro, Modric allarga per... no, accentra per Benzema e allora ancora Modric recupera palla in Liverpool con Salah, Wijnaldum, grande protagonista di questa sfida, tutti i palloni passano dai piedi di Jorginho Wijnaldum che adesso lancia Mané però non può arrivarci. Entrambe le squadre stanno tentando di fare grandi giocate sin dal primo tempo, sin dai primi minuti. Sì, devo dire che è una partita di cui si possono dire tante cose ma non si può assolutamente classificare e bollare come match noioso. Abbiamo visto sino adesso veramente sprazzi di buon calcio da parte di entrambe le squadre, anche adesso ancora una volta un attacco del Real Madrid con Benzema che vince il rimpallo, attenzione, può lanciare Rodrigo entra in area davanti al portiere, era arrivato al limite dell'area piccola, Rodrigo si è lasciato ipnotizzare da Alisson che ci ha messo i guantoni su una conclusione quasi a botta sicura da parte dell'attaccante brasiliano, ma adesso è ripartito subito il Liverpool col velocissimo Mané che perde palla clamorosamente al vertice dell'area piccola ancora una volta. La partita siamo pronti a riprendere, no, manca solo il fischio da parte del direttore di gara e ripartono le merengues. Attenzione Real Madrid che parte immediatamente con possesso palla molto veloce, interrotto abilmente dai giocatori del Liverpool con Jorginho Wijnaldum che tenta il numero, non va, perde palla, Mendy recupera, intercetta il passaggio, attenzione adesso a Casemiro che lancia Hazard e Rodrigo che dialogano molto bene sulla tre quarti, attenzione a Hazard, un grande triangolo che finisce mamma in una mia grande finalizzazione, mamma mia. Che gioco Real Madrid. Attenzione fuori gioco. Non avevo visto la bandierina alzata. Devo dire che forse avrei dovuto prestare più attenzione, era veramente difficile vedere il movimento del braccio dell'assistente. Comunque situazione che non si sblocca, che paura per gli uomini in rosso del Liverpool che se la sono vista veramente brutta. Era una grandissima azione quella del Real Madrid. Adesso ancora una rimessa per i Blanco, questa posizione interessante con Casemiro sulla tre quarti che dialoga con i compagni. Adesso Benzema in area, bellissima parata da parte di Alisson. Calcio d'angolo, Modric in mezzo, uscita di Alisson che riesce un po' a confusa la mischia. Non blocca, azione molto caotica che rischia ancora una volta per il Liverpool che se la cava benissimo, prova una ripartenza veloce con Robertson che lancia Thiago, recupero del pallone da parte del Real Madrid che poi però per una posizione di fuorigioco perde nuovamente il possesso in favore del Liverpool
che adesso ha la possibilità di ripartire, lancio lungo, molto bella questa triangolazione, ancora una volta Wijnaldum con dei passaggi chiave importantissimi, sempre Wijnaldum, apre questa volta per Salah che prova a girarsi e trova però la risposta pronta della difesa del Real Madrid, che adesso può ripartire con Mendy che viene lanciato sulla fascia sinistra. Mendy velocissimo, accentra il gioco, Benzema sulla tre quarti, qualche numero, la palla però ritorna in possesso ai calciatori del Liverpool che ora possono passare al contrattacco. Attenzione perché Salah velocissimo è partito, non viene servito dai compagni, c'è un 4 contro 4, possibilità molto molto interessante. Salah supera Carvajal, mette il pallone in mezzo e c'è il gol. Ovviamente il Liverpool non sbaglia questo tipo di ripartenza, la squadra micidiale che non perdona. C'è il 2-1, il 2-1 immediato. Allora il Real tenterà sicuramente a questo punto di riacciuffare la parità e infatti vediamo questi passaggi velocissimi con i giocatori, con la squadra che sale, i giocatori che si lanciano verso la porta avversaria. Adesso Varane, servito subito Modric all'altezza della tre quarti, Benzema entra in area di rigore, attenzione, Benzema traversa, ancora sfrenando la porta, che conclusione da mamma mia, che ritmo questa partita. È proprio veramente velocissima, con un'azione che segue l'altra. Attenzione però adesso Liverpool ancora una volta 3-1 Liverpool. Attenzione, visto come diceva qualcuno la dura legge del gol, e il Liverpool su questo ripartenza sta veramente dimostrando letale e micidiale, proprio tenendo fede alla sua reputazione. Adesso penso che Alessi abbia chiesto un time out, vedremo probabilmente cambi all'interno delle due compagini. Adesso attacca veramente necessario. Beh sì, chiaramente c'è stata tanta sfortuna adesso per i giocatori del Real Madrid, che dopo essere passati immediatamente in vantaggio, anche se in fuorigioco all'inizio del secondo tempo, hanno subito due gol in rapida successione dopo aver preso una traversa, tra l'altro micidiale, una botta tirata fortissima all'interno dell'area di rigore. Adesso hanno forse la possibilità di rifarsi con Benzema che entra in area, Benzema e buca Alisson questa volta con un bellissimo diagonale col destro, raso terra. Accorciano le distanze. Accorciano le distanze 3-2, veramente una grande partita, Eugenio. Sono intanto chiudiamo se è possibile vedere i dati, se non devono fare cambio, niente, non ci permettono di vedere niente questi giocatori, sono molto, molto presi. Beh sì, ma si vedeva già dall'inizio, già dall'intervista del pre-partita, per quelli che sono rimasti con noi, che sono stati con noi sin dall'inizio di questa diretta, che entrambi sono molto determinati e hanno fame, hanno voglia di vincere. Hanno parecchio gas. Esatto, esattamente, come anche abbiamo visto con il loro gioco a ritmi velocissimi, impensabili per un giocatore medio come me. Ma adesso riparte il Liverpool, che ricordiamo appena subito la rete del 3-2, siamo al 72esimo per chi si fosse collegato solo ora. Questa è la finale del torneo telematico di FIFA. Adesso attenzione a questo contropiede del Real Madrid che può diventare molto pericoloso. Sbaglia la misura del passaggio Benzema e dà la possibilità quindi al Liverpool per ripartire ancora una volta. Perde l'attimo Salah e allora ancora Wijnaldum sulla tre quarti. Si gira i numeri di Wijnaldum che viene però ipnotizzato dalla difesa dei Blancos, e adesso possono ripartire con Hazard che si lancia in avanti, c'è fallo ma l'arbitro fa segno di giocare all'interno dell'area piccola, sbaglia il passaggio e la palla finisce, rimane se è pericolosa, sarebbe dovuta andare a conclusione, non so se sente Gianluigi, comunque vediamo appunto di nuovo il Liverpool che viene fermato ancora una volta dai Blancos, che però portano il rimesso laterale. Gianluigi, ci sei? Mi sentite? Sì, ci siamo. Ho un problema con i driver audio, chiedo scusa, non so neanche io cosa significhi, però mi attengo a quello che mi viene detto da Windows. E allora attenzione al Real Madrid che può ripartire, e loro non si fermano a differenza dei miei driver audio. Adesso c'è la ripartenza del Liverpool,
Invece no, la rocciosissima difesa del Real, probabilmente con Sergio Ramos si riesce a spazzare, ma attenzione al movimento verso... C'è stato un lancio abbastanza interessante verso Mané, che però non è stato proficuo. Attenzione adesso al Real, che entra in area di rigore, bellissima azione, mamma mia di quante uscite, Eugenio, veramente di pochissimo. Veramente di poco, stanno sfornando delle azioni veramente interessanti. Il Real diciamo che si sta un po' riprendendo dopo i cambi dalla fase offensiva iniziale del Liverpool, che sembrava essere in netto vantaggio, ma hanno accorciato. Ricordiamo comunque che siamo quasi al 90esimo, quindi il Real deve accelerare un po' di più. Sì, devono sbrigarsi probabilmente, ma comunque è ovviamente difficile trovare che una difesa rocciosa come quella di Liverpool lasci spazi. Attenzione però, adesso c'è l'ennesima ripartenza da parte degli uomini di Klopp con Salah all'indietro, e c'è un gol bellissimo, o meglio un gol pesantissimo, ma amaro penso per il Real. Penso sì, molto 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 amaro, ha colpito praticamente a botta sicura l'attaccante del Liverpool, aveva davanti a sé solamente Courtois, che ovviamente nulla poteva con una botta da molto molto vicino. Cartelle di 4-2 con 2 minuti di recupero è finita.